se prendi Post Malone, lui fa di tutto, capito? Perché oggi la musica è così, è bello ricoprire più generi, quindi noi stiamo cercando di farlo, anche se è la prima volta che lo facciamo. Sì, cambiare adesso è uno dei pezzi dove si può notare di più per differenziare, insomma, poi pure per crearsi nuovi stimoli, nuove cose. Sì, no, ma comunque siamo anche, cioè, influenzati dalla musica italiana, non so, Tiziano Ferro, comunque una roba là, quindi... Sì, ascoltiamo di tutto e proviamo a fare di tutto quello ci che piace. Comunque Post Malone è un buon confronto, dire che non ci siamo sporcati, non ci siamo, come dire, quando dici ho portato un... Post Malone è uno che riesce a portare la trap al pop, no? Sì, sì, è quello quindi che... è un buon... Sì, ma Post Malone è proprio uno degli artisti più completi a livello... Apparente, tipo... Like water, no? Tipo come l'acqua, quella sparata. Quindi è un ice... 2.0 diciamo. Sì, diciamo l'altro anno l'avevamo messa un po' più sul cono gelato, no? Avevamo, perché comunque eravamo meno ice l'altro anno, eravamo più collane d'oro, sai, più, era un tipo diverso di ice e quest'anno invece era più esterno per l'altro anno. Sì, comunque c'era quell'idea. Quest'anno diciamo c'era una maturazione dell'ice. Esatto, comunque. Sì. Ritorna molto sto concetto, ho sentito acqua, splash, acqua figio, visto che c'è pure la traccia. Sì, sì, sì. Quindi cioè, diciamo, questa è un nuovo, è una nuova metafora che è presente in sto disco. Che però il significato è sempre quello di ice. Sì. Ok. Sì, sì, sì. È solo una nuova forma di ice. È proprio che mi butto dentro il diamante e quindi faccio splash, no? Bello. Sì. Ok.